Buongiorno a tutti, benvenuti a questo webinar sui procedimenti amministrativi per l'esercizio e la realizzazione degli impianti di produzione da fonti di energie rinnovabili. Come sapete, fa parte del nostro programma che ormai volge al termine, realizzato per conto della Regione Piemonte, in collaborazione con ANCI, rivolto alle amministrazioni della regione, in particolare agli sportelli unici per le attività produttive. In questo programma abbiamo affrontato gran parte, diciamo, delle tematiche relative alle misure di semplificazione introdotte per l'esercizio delle attività produttive, soprattutto per l'autorizzazione delle stesse in materia di edilizio, ambiente, commercio, spingendoci anche ovviamente a quelli di carattere ambientale che, come sapete benissimo, sono quelle più complesse. Il prossimo incontro sarà anche questo su un argomento specifico, c'era anche stato segnalato dai partecipanti, che è il procedimento amministrativo per la somministrazione di alimenti e bevande, che si terrà il prossimo martedì, come al solito, dalle 10 alle 11:30. Sapete benissimo ormai come ci si iscrive, come si partecipa, e sul fatto che chiunque volesse di nuovo, che non ha ancora registrato, registrarsi anche per seguire l'ultimo webinar in programma, può farlo mandando una scheda con le proprie riferimenti all'indirizzo piemontesuap@formes.it, che è, diciamo, la casella di posta elettronica del progetto, che è aperta anche per vostre richieste e segnalazioni. A questa pagina di Eventi PA trovate tutte le informazioni relative ai webinar che si sono realizzati quasi ogni martedì a partire dalla metà di dicembre. Trovate le registrazioni, le slide, cosa molto importante, trovate anche le risposte scritte alle domande poste in chat, alle quali non è stato possibile rispondere nel corso del webinar da parte dei nostri esperti che hanno effettuato gli interventi. Si è trattato di come accennavo prima, di un percorso, a nostro avviso, spero che voi condividiate, soprattutto coloro che hanno partecipato più attivamente, in modo più assiduo a questi incontri, di un percorso formativo completo che secondo me può anche costituire una buona pratica e un modello di corso di formazione anche per future attività che saranno attivate all'interno delle iniziative promosse in particolare non solo dalle singole regioni, ma anche dal Dipartimento della Funzione Pubblica per la formazione del personale all'interno delle pubbliche amministrazioni. Questo è il programma di oggi. L'intervento sarà ovviamente a cura del nostro esperto Massimo Pugioni, che ha già realizzato moltissimi altri webinar, che come voi è responsabile di uno sportello unico per le attività produttive, e quindi, così come anche Riccardo Roccasalva, che ha tenuto altri webinar, e quindi sono persone non solo esperte, ma in grado di dare, diciamo, un taglio molto operativo ai loro interventi, sperando che possano, diciamo, aiutare a risolvere dubbi e quesiti che incontrate nel vostro lavoro quotidiano. Questo è il programma di massima degli argomenti che saranno affrontati nel corso della giornata. E vi ricordo che avete a disposizione la chat per porre le domande. Non esitate a porre domande, anche quelle che, diciamo, vi sembrano in qualche modo scontate. Alcune
probabilmente troveranno risposta nel corso dell'esposizione di Massimo Pugioni, altre verrà risposto nell'ultima mezz'ora del webinar. Vi ricordo di nuovo che le slide, la registrazione, la risposta alle domande poste in chat nel webinar lo trovate all'indirizzo al quale vi siete iscritti e che compare qui. E quindi auguro a tutti buon lavoro e passo la parola a Massimo Pugioni. Adesso condivido anch'io lo schermo, lo fa probabilmente. Grazie, grazie molto a Stefania Mulas. Prego Massimo. Grazie Francesca, buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi approfondiremo il tema dei procedimenti amministrativi in materia di realizzazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Anche questo è un tema sicuramente di grandissima attualità, anche perché nel momento storico che stiamo vivendo, a prescindere dal PNRR, che già voglio dire in tempi non sospetti l'anno scorso aveva dato un forte impulso alla transizione ecologica e quindi alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per superare in qualche modo quella che è la produzione di energia da fonti fossili, ma in questo momento storico, particolarmente dopo gli eventi bellici che tutti conosciamo, è ancora più imperativa l'esigenza di superare, diciamo, quella dipendenza energetica che sentiamo, di cui sentiamo parlare in tutti i telegiornali, e quindi promuovere sempre di più la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. È un tema, oltre ad essere di grande attualità, forse anche un pochino ostico, nel senso che, come vedremo, la normativa a volte è anche un po' confusionaria, nel senso che la sovrapposizione di un sacco di norme di semplificazione che si è avuta negli ultimi anni ha moltiplicato anche il numero dei titoli abilitativi e delle tipologie di procedimento, a volte creando anche alcune sovrapposizioni che risultano un pochino disorientanti. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di affrontare l'argomento in maniera sistematica per darvi una panoramica su quello che è appunto l'argomento. Ovviamente, così come abbiamo affrontato gli altri temi, come può essere l'edilizia, gli impianti di comunicazione elettronica e via dicendo, l'obiettivo del webinar di stamattina è quello di fare una panoramica e di fornirvi, come dire, gli strumenti e le chiavi per gestire correttamente queste tipologie di procedimento, viste dal punto di vista di uno sportello unico. Quindi non è come dire, un webinar di approfondimento specialistico sul tema delle energie rinnovabili, anche perché in un'ora non ci sarebbe sicuramente il tempo di approfondire decentemente questo argomento, ma è quello di dare un inquadramento generale di quelli che sono gli istituti per aiutare anche ad orientarsi in questi. Già nel quadro normativo possiamo vedere che è, come dire, un argomento sfaccettato che ha tanti riferimenti normativi che si sono succeduti negli anni, proprio perché è un argomento che è anche in continua evoluzione, oltre che sul piano amministrativo e della semplificazione, anche proprio sul piano tecnologico, perché le tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono ovviamente in continua evoluzione e la normativa in qualche modo insegue l'evoluzione tecnologica di queste tipologie di impianti. La prima norma di riferimento è sicuramente il decreto legislativo 387 del 2003, con cui è stata attuata la direttiva che risale al 2001 dell'Unione Europea relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Tuttora il decreto legislativo 387 del 2003, soprattutto il suo articolo 12, è la norma di riferimento per quanto riguarda l'autorizzazione unica, che è il regime ordinario a cui sono soggetti queste tipologie di impianti, fatti salvi ovviamente i regimi semplificati. Dopodiché,
Il decreto ministeriale 10 settembre del 2010 contiene le linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Linee guida che fanno una fotografia delle diverse tipologie di impianto con i diversi regimi a cui queste sono sottoposte e che avrebbero sicuramente bisogno di una seria revisione, perché dal 2010 a oggi sono cambiati i riferimenti normativi, sono cambiati anche i regimi amministrativi applicabili, nel senso che se ne sono aggiunti di altri e alcuni sono stati anche sostituiti, perché nelle linee guida si parla ancora di DIA, che poi successivamente è stata sostituita in questo ambito degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili dal regime della PAS, quindi sicuramente le linee guida hanno bisogno di una revisione. Dopodiché abbiamo il decreto legislativo 28 del 2011, che ha dato attuazione nell'ordinamento nazionale della direttiva 28 del 2009, con cui è stato introdotto il regime della PAS, che è il procedimento abilitativo semplificato, che ha sostituito quella che fino ad allora era la DIA nell'ambito delle fonti rinnovabili. Dopodiché abbiamo ancora un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 2015 con cui è stato approvato il modulo unico che ha cercato di unificare gli adempimenti per i piccoli impianti fotovoltaici, soprattutto domestici. Qualcosa ce l'abbiamo anche nel DPR 380 del 2001 perché alcuni interventi rientrano nell'edilizia libera. E poi abbiamo delle semplificazioni che sono state introdotte col decreto legge 76 del 2020, con cui è stato introdotto il regime della DILA. Tutte queste semplificazioni che si sono stratificate nel tempo, come vedremo, hanno creato un quadro non sempre chiarissimo. Per cui io personalmente auspico che si faccia un po' di ordine, diciamo, tutto questo mare magnum. Quali sono le fonti di energia rinnovabili? Ce le indica il decreto legislativo del 28 del 2011 all'articolo 1. Sono tutte le fonti non fossili attraverso le quali viene prodotta dell'energia elettrica. Quindi la fonte eolica, quella solare, soprattutto negli impianti fotovoltaici o solari termici. Solari termici, non parliamo di energia elettrica ovviamente, ma solo fotovoltaico se ci fermiamo all'energia elettrica, energia aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, energia idraulica, nonché quella da biomassa, gas di discarica, gas residuato dai processi di depurazione e biogas. Tutti questi sono fonti attraverso le quali può essere appunto prodotta dell'energia da fonti che non sono fossili, ma sono rinnovabili. I diversi regimi amministrativi, come vi dicevo, in questo quadro particolarmente complicato che abbiamo in questo momento, sono addirittura sei. L'autorizzazione unica, che è diciamo, il regime ordinario per gli impianti più di maggiore rilevanza, che è normata dall'articolo 12 del decreto legislativo 387 del 2003, poi ripresa anche dal 28 del 2011. Dopodiché abbiamo come, diciamo, secondo gradino o primo gradino di semplificazione per gli impianti di una certa rilevanza, ma semplificati, la cosiddetta PAS, la procedura abilitativa semplificata che è normata all'articolo 6 del decreto legislativo 28 del 2011. Dopodiché, sempre all'articolo 6 del decreto legislativo 28 del 2011, abbiamo un ulteriore step di semplificazione che sono gli impianti più semplici soggetti a una semplice comunicazione al comune. In realtà, questa comunicazione al comune discende da un vecchio schema procedurale che è quello della CIL che è stata abbandonata in campo edilizio, nel senso che ricorderete che fino a qualche anno fa gli interventi di edilizia libera c'era un bisticcio di termini, nel senso che
Il testo unico dell'edilizia prevedeva una serie di interventi che definiva interventi di edilizia libera, ma li assoggettava a semplice comunicazione. Questo schema è ancora presente nel campo delle fonti di energia rinnovabile perché ci sono tutta una serie di impianti che sono considerati interventi di edilizia libera soggetti a comunicazione. E fin qui ci fermavamo fino a un paio d'anni fa. Bugia, in realtà poi era stato già nel 2015, diciamo nel 2011, e quindi nel momento che corrisponde anche alle linee guida, che sono sì del 2010, ma si riferiscono sostanzialmente a questo impianto, avevamo tre regimi: l'autorizzazione unica, la DIA, che poi è diventata PAS, e la comunicazione. Dopodiché si è avuto negli anni una serie di disposizioni di semplificazione non sempre troppo ben coordinate tra di loro, per cui è stata introdotta, salto un attimo la DILA, ma è stata introdotta la comunicazione al gestore della rete con il modello unico nazionale nel decreto ministeriale del 2015, dove è stata introdotta una ulteriore possibilità, o meglio regime, per la legittimazione di alcune tipologie semplificate di intervento riferite soprattutto a impianti fotovoltaici di piccola rilevanza. Dopodiché, nell'articolo 6 del DPR 380 del 2001 sono ancora previsti, ed è stato oggetto anche abbastanza di recente di modifica, proprio quel punto. È previsto che alcune tipologie di impianto, sempre fotovoltaico, non sono soggette ad alcuna comunicazione. Ed infine, con il decreto semplificazione del 2020, è stato introdotto l'articolo 6 bis del decreto legislativo 28 del 2011, che ha introdotto ancora un ulteriore regime che è la DILA, la dichiarazione di inizio lavori asseverata. Sicuramente sono strumenti che hanno previsto una semplificazione delle procedure, ma io il motivo per cui auspico un po' di riordino è che soprattutto in questi ultimi, tra la comunicazione al comune, l'edilizia libera, la DILA e la comunicazione al gestore della rete con modello unico nazionale, ci sono un sacco di sovrapposizioni, soprattutto per gli impianti fotovoltaici, che potrebbero ricadere di fatto in due o tre addirittura regimi diversi. Andiamo con ordine. L'autorizzazione unica, come vi dicevo, è il regime ordinario, quello più gravoso, quello a cui sono soggetti gli impianti di maggiore rilevanza. È un provvedimento unico che è stato introdotto dall'articolo 12 del decreto legislativo 387 del 2003 per l'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti di energia rinnovabili. E si applica al di sopra di prefissate soglie di potenza. È un'autorizzazione unica, quindi è di fatto uno schema che nei SUAP conosciamo molto bene, nel senso che è un'autorizzazione che racchiude in sé tutti i titoli abilitativi che sono necessari per, vedete, la costruzione e l'esercizio dei nuovi impianti, nonché gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale, parziale o riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, inclusi gli interventi anche consistenti in demolizione di manufatti o gli interventi di ripristino ambientale occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti. Quindi, sostanzialmente, preso l'impianto, inteso non, diciamo, solo come impianto, ma come impianto con opere connesse alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto stesso, comprese le opere per la connessione alla rete elettrica. Vengono autorizzati appunto con questa autorizzazione unica che racchiude in sé tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione di questo intervento. L'edilizio, i titoli legati ai vincoli che insistono sull'area, come può essere l'autorizzazione paesaggistica, tutte le varie autorizzazioni sismiche in materia di vincoli idrogeologici, ambientali, storico-artistici e via dicendo.
Scusate, la U, non l'AUA, mi stava scappando AUA, ma stiamo parlando dell'autorizzazione unica, è rilasciata al termine di un procedimento unico svolto nell'ambito di una conferenza di servizi al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate e costituisce titolo unico per costruire ed esercire l'impianto e, ove necessario, anche variante allo strumento urbanistico. Quindi ha anche una rilevanza dal punto di vista urbanistico. Il procedimento unico per il rilascio di questa autorizzazione ha una durata massima pari a 90 giorni al netto dei tempi previsti per la procedura di VIA dove necessaria. Tra l'altro, questa è una disposizione che risale al 2003 perché è stato introdotto nel decreto legislativo 387 del 2003. E quindi diciamo non raccorda in maniera esplicita l'autorizzazione unica con la VIA, prevedendo solamente una durata di 90 giorni al netto della VIA che presuppone essere una procedura separata. Ovviamente, alla luce della normativa attuale, in cui è previsto che per la VIA regionale, obbligatoriamente per la VIA nazionale in maniera un po' meno, diciamo, vincolante, il procedimento di VIA si deve concludere con un PAUR che a sua volta racchiude tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'esercizio dell'impianto. Quindi, nel caso di VIA regionale, in questo momento il PAUR dovrebbe assorbire anche l'autorizzazione unica. Quindi non parliamo più di due procedimenti separati, ma di un raccordo che è avvenuto però successivamente alla stesura di questa norma che stiamo leggendo oggi. La competenza per il rilascio dell'autorizzazione unica è in capo alle regioni o alle province da essa delegate. Quindi normalmente l'autorizzazione unica è un'autorizzazione di competenza regionale, ma la regione può delegarne il rilascio alle province. Io non so, oggettivamente, confesso di non aver verificato se nella regione Piemonte c'è stata una delega in tal senso, però nella grande maggioranza delle regioni in Italia sono gestite dalle regioni. Poi ci sono alcune eccezioni che sono invece di competenza del Ministero. Del Ministero dello Sviluppo Economico per gli impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, ecco, il Piemonte delega alle province, non lo sapevo. Quindi è sicuramente è un'autorizzazione di competenza provinciale nel vostro caso. Quindi sopra i 300 MW non è più della provincia, ma del Ministero dello Sviluppo Economico. Per gli impianti offshore è realizzata dal Ministero dei Trasporti, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Ambiente. Per quelli di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della Transizione Ecologica, sentito il Ministero delle Infrastrutture d'intesa con la regione interessata. Vabbè. Ma diciamo nella stragrande maggioranza dei casi, non di impianti grossissimi, l'autorizzazione è quindi di competenza provinciale nel vostro caso, in quanto c'è stata appunto la delega dalla regione. Le soglie di potenza previste dalla normativa nazionale, oltre le quali è necessario che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili siano sottoposti all'autorizzazione unica, sono ri riassunte in questo specchietto a seconda della fonte di energia. Per l'eolico abbiamo 60 kW, per il fotovoltaico 20 kW, per le biomasse 200 kW e per il biogas 250 kW. Al di sotto di tali soglie, gli impianti rientrano sicuramente nel campo della PAS o della comunicazione al comune. A seconda della tecnologia, della taglia e della potenza, ma vediamo tra un attimo un quadro sinottico. Le regioni hanno facoltà di ampliare il campo di applicazione della PAS ad impianti di potenza fino ad 1 MW. Quindi, al di sotto di queste soglie, riportate in questo specchietto, sicuramente la competenza, cioè non la competenza, il regime è semplificato e quindi è PAS o comunicazione. Stiamo parlando di potenza elettrica, sì, di potenza di produzione, mentre le regioni hanno facoltà di sollevare queste soglie e quindi di ampliare
il ricorso alle procedure semplificate, riducendo quindi il numero di impianti che sono soggetti ad autorizzazione unica. Ecco qui, la prima procedura semplificata è appunto la PAS. La PAS è la procedura che è stata introdotta nel 2011 dal decreto legislativo numero 28 in sostituzione di quella che fino ad allora, in ambito della normativa specifica degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, era la denuncia di iniziatività DIA. Noi sappiamo che già nel 2000, l'anno precedente, era stata sostituita dalla SCIA a livello generale di legge 241 del 90, ma la normativa e le linee guida su impianti di produzione di energia facevano ancora riferimento alla vecchia dicitura che era la DIA, che comunque nel 2011 è stata sostituita dalla PAS. La PAS è utilizzabile per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti di energia rinnovabile al di sotto di prefissate soglie di potenza, che sono quelle che abbiamo visto nella slide precedente. E per alcune tipologie di impianti di produzione di caldo e freddo da fonti di energia rinnovabile. La PAS quindi è applicabile al di sotto al di sotto delle soglie oltre le quali è necessaria l'autorizzazione unica, ma al di sopra delle soglie come dire, delle tipologie di impianto più semplificate che necessitano di comunicazione o anche di niente. Quindi siamo in un regime intermedio tra l'autorizzazione unica e quella sopra soglia e regimi ulteriormente semplificati rispetto alla PAS, quindi per soglie ancora inferiori. La PAS deve essere presentata al comune almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, quindi è sostanzialmente, passatemi il termine, una sorta di SCIA con efficacia differita di 30 giorni, perché è una dichiarazione sostanzialmente asseverata, ma è sottoposta a un termine di attesa di 30 giorni tra la presentazione della PAS e la possibilità di avviare effettivamente i lavori relativi all'intervento. È accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un professionista abilitato, dagli opportuni elaborati progettuali che attestano la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della PAS senza riscontri o notifiche da parte del comune, è possibile iniziare i lavori. Allora, è una specie di ibrido, se vogliamo, qua, perché nella SCIA noi non prevediamo che sia necessario un riscontro, cioè il titolo abilitativo si forma subito, salvo che l'amministrazione non intervenga con provvedimenti inibitori o prescrittivi. Invece, nel caso dell'autorizzazione con silenzio assenso, io ho una istanza a cui normalmente deve seguire il rilascio di un atto. Se questo atto non viene rilasciato entro un termine, si forma un silenzio assenso. Questa dicitura, per cui trascorso il termine di 30 giorni senza riscontri o notifiche è possibile iniziare i lavori, è una cosa che sta un po' in mezzo tra i due schemi procedurali, ma tra i due somiglia sicuramente di più ad una SCIA, nel senso che non è previsto il rilascio di un atto. Diciamo semplicemente che il termine di 30 giorni è quello entro il quale l'amministrazione può intervenire per inibire la realizzazione di questo tipo di impianti. Qualora siano necessari atti di assenso, ecco, la PAS, facciamo un'introduzione prima di leggere questa slide. La PAS è una procedura abilitativa semplificata che, come vi ho detto, somiglia un po' ad una SCIA differita, ma che in realtà norma e racchiude al suo interno anche, diciamo, le procedure per l'acquisizione dei titoli abilitativi presupposti e connessi. Tant'è che ci dice, vedete, se
Per la realizzazione dell'intervento sono necessari atti di assenso che rientrino nella competenza comunale e non siano allegati alla PAS, in quanto acquisiti prima, il Comune provvede a renderli tempestivamente e in ogni caso entro il termine per la conclusione del relativo procedimento fissato ai sensi dell'articolo 2 della legge 241. Se gli atti di assenso non sono resi entro il termine di quel periodo precedente, l'interessato può a dire rimedi di tutela, questo è un ricorso al TAR. Quindi se la realizzazione dell'impianto è ammessa dopo 30 giorni dalla presentazione della PAS, salvo che non sia necessario acquisire atti di assenso espressi, perché in quel caso è una sorta di SCIA condizionata, quindi è necessario attendere il rilascio appunto di questi atti di assenso espressi. Se sono di competenza dello stesso comune, il comune li rilascia semplicemente. Se invece la costruzione e l'esercizio degli impianti è sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse dal comune e questi atti non sono stati acquisiti precedentemente, l'amministrazione comunale li acquisisce d'ufficio o convoca entro 20 giorni dalla presentazione della PAS una conferenza dei servizi. Più che convoca, sarebbe più corretto dire indice, visto e considerato che allo stato attuale la conferenza dei servizi di norma si svolge in forma asincrona, ma questa norma è stata scritta prima della riforma Madia e quindi quando fa riferimento a una conferenza dei servizi sta, come dire, riferendo a quella che era in quel momento la conferenza, che era sempre una forma sincrona, ecco perché parla di convoca e non di indice. Quindi va bene, nel caso in cui è necessario acquisire atti di assenso di competenza di diverse amministrazioni, scusatemi, l'amministrazione comunale convoca la conferenza dei servizi entro 20 giorni dalla presentazione della PAS. Il termine di 30 giorni per l'avvio dei lavori è sospeso fino all'acquisizione degli atti di assenso, ovvero fino all'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento ad esito della conferenza di servizi. Ok, vi faccio notare che in realtà, un po' più sottilmente, la norma non parla di non è proprio una SCIA condizionata, è qualcosa di simile, ma è il termine di 30 giorni che è sospeso fino all'acquisizione degli atti di assenso. Questo vuol dire, a leggere letteralmente quello che la norma prevede, che il termine decorre dopo l'acquisizione degli atti di assenso, quindi acquisiti quegli atti di assenso occorre comunque attendere i 30 giorni prima di avviare i lavori. Ci trovo poco senso e soprattutto sono piuttosto contrario alle sequenze procedurali, cioè se piuttosto che far decorrere i termini uno dopo l'altro, vera semplificazione, ma in questo senso si stanno muovendo le norme più recenti sulla semplificazione, è quello di farli decorrere contemporaneamente. Quindi se per l'acquisizione di un'autorizzazione paesaggistica ci vogliono 120 giorni, che senso ha a far attendere l'interessato 120 giorni più 30 dopo per la PAS? Tanto vale che i 120 assorbono abbondantemente i 30 della PAS, ma di fatto questa norma non è scritta in questo modo. Ancora, sempre sulla PAS, la realizzazione dell'intervento deve essere completata entro 3 anni dal perfezionamento della PAS. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a una nuova dichiarazione, quindi a una nuova PAS. L'interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di fine dei lavori. E ancora, a fine dei lavori, il progettista o un altro tecnico abilitato deve rilasciare un certificato di collaudo finale che deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione, nonché ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate, se necessario, o dichiarazione che le stesse non sono necessarie. Quindi, vabbè, la PAS si conclude con la comunicazione di fine lavori e con un certificato di attesta di collaudo finale che attesta la conformità al progetto. Fin qui la PAS.
scendendo di un gradino, non vi leggo la, tab cioè la tabella degli impianti che sono soggetti a PAS, perché la vediamo tra un attimo insieme a quelli più semplici. Il regime ancora più semplificato rispetto alla PAS è la semplice comunicazione comune. E l'adempimento, vedete, è previsto per semplificare l'iter di alcune tipologie di piccoli impianti assimilabili ad attività di edilizia libera. È un po' una contraddizione in termini nel modo di ragionare di oggi, perché gli interventi di edilizia libera, la normativa edilizia è finalmente arrivata a definire di edilizia libera solo quelli che sono veramente liberi, ma questo è diciamo, un retaggio del vecchio schema che è rimasto solo relativamente a queste tipologie di impianti, per cui questi sono impianti che erano considerati di edilizia libera, ma soggetti a comunicazione. È una comunicazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, quindi sostanzialmente è l'analogo di una CILA, per dirla in termini contemporanei, e non è necessario attendere 30 giorni prima di iniziare i lavori, quindi è una semplice comunicazione. Allora, questo quadro sinottico che io vi ho riportato qua è, diciamo, preso dal sito del GSE, vi ho riportato anche link per ulteriori approfondimenti, ed è, diciamo, la fotografia delle diverse tipologie di titolo abilitativo confrontata con i riferimenti normativi e quelli alle linee guida del 2010. Quindi vedete l'autorizzazione unica. Si applica ai nuovi impianti di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, con esclusione di quelli indicati nei paragrafi 12.1 e 12.2 che sono soggetti alle procedure di PAS e di comunicazione, nonché alle modifiche sostanziali degli impianti, perché quelle non sostanziali sono soggette normalmente alla DILA che non abbiamo ancora visto. La PAS si applica agli impianti di quei paragrafi 12.2, 12.4, 12.6, 12.8 delle linee guida e così via dicendo. Comunicazione preliminare all'installazione è la comunicazione che abbiamo appena visto. Poi abbiamo la comunicazione secondo il modello unico nazionale, l'edilizia libera e la DILA di cui all'articolo 6 bis del decreto legislativo 28 del 2011. Nella stessa pagina di cui vi ho messo il link, sono riportate anche le ulteriori semplificazioni rispetto a questo schema che sono state introdotte con i decreti successivi, col 76 del 2020 e col 77 del 2021. In alcuni casi è stata sollevata, ho visto con la coda nell'occhio anche una domanda di questo, sino a 10 megawatt l'applicabilità della PAS agli impianti fotovoltaici, ad alcune condizioni che sono comunque riportate anche nello specchietto che trovate nel sito del GSE. Non per tutti, diciamo, è stato sollevato da 20 a 10 megawatt. Ecco, vedete, qui abbiamo il quadro sinottico sempre della situazione che era prevista prima degli ultimi interventi di semplificazione. Per cui vedete, fotovoltaico, impianti aderenti o integrati nei tetti degli edifici, di qualsiasi potenza con superficie non superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato e su edifici che non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 42 del 2004, abbiamo la comunicazione. Impianti compatibili con il regime di scambio supposto non situati nei centri storici, abbiamo sempre una comunicazione. Impianti con moduli sugli edifici con superficie complessiva non superiore a quella del tetto non ricadenti nei casi precedenti, abbiamo una PAS. Questo perché le disposizioni, come dire, c'è stata una corsa alla semplificazione che
come vi dicevo, non sempre è stata organica. Per cui, ora, se noi prendiamo la prima definizione, impianti aderenti o integrati nei tetti degli edifici, e poi guardiamo l'altra, impianti con moduli sugli edifici con superficie complessiva non superiore a quella del tetto, è ovvio che questi si sovrappongono, perché in molti casi possiamo rientrare nell'uno e nell'altro. Per questo, in questo specchietto che troviamo appunto sul sito del GSE, ci viene chiarito non ricadenti nei casi precedenti. Questo perché la chiave di lettura generale che dobbiamo tenere presente è che quando un impianto ricade sia nella definizione degli interventi soggetti a PAS che quelli soggetti a comunicazione, che magari in quelli di edilizia libera, si applica il regime sempre più favorevole. Per cui quando partiamo da quello più semplificato, se io posso applicare il regime più semplificato, applico quello, vado a guardare le definizioni per cui è applicabile il regime più gravoso solo se non rientro in quello che mi consente l'accesso ad un regime più semplice, diciamo. Quindi dicevo, adesso non sto qui a leggervelo tutto, era solamente per fare un esempio, anche perché altrimenti diventeremmo tutti matti a leggerci queste tabelle. Vedete, sul fotovoltaico ci individua quelle che sono soggetti a comunicazione e quelle che sono soggetti a PAS. Su biomasse, anche qui partiamo sempre da impianti soggetti a comunicazione, impianti soggetti a PAS, e via dicendo. Sul gas di discarica, gas residuati dei processi di depurazione, biogas, eolico e idroelettrico. Per tutti abbiamo in questo specchietto le soglie, diciamo le condizioni per cui possono essere soggetti a comunicazione oppure a PAS. Ma al di là di questo abbiamo gli interventi di edilizia libera, perché all'articolo 6,1 del DPR 380 del 2001 è previsto che sul piano strettamente edilizio non sono soggetti a nessuna comunicazione. Alla lettera E-quater, vedete, i pannelli solari fotovoltaici a servizio degli edifici posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza da realizzare al di fuori della zona A di cui al decreto 1444 del 68, la zona A è sempre il centro storico. Quindi in questo caso di queste tipologie di impianti non è dovuta alcuna comunicazione sul piano edilizio, sempre fermo restando il fatto che, come per tutti gli interventi di edilizia libera, potrebbe essere necessario un'autorizzazione paesaggistica o un altro titolo abilitativo legato a particolari vincoli insistenti nella zona dove si sta andando a intervenire. Dopodiché abbiamo un ulteriore regime previsto dal decreto ministeriale 19 maggio del 2015, che ha cercato di mettere insieme gli adempimenti di competenza comunale con gli adempimenti da svolgere presso il gestore di rete. Ma lo ha fatto, a parer mio, in maniera scoordinata con il quadro normativo che regolamentava l'acquisizione dei titoli abilitativi, che è quello che stiamo vedendo, diciamo, e l'ha fatto solo per alcune tipologie di impianti. In particolare, vedete, con questo decreto è stato approvato un modello unico utilizzato per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici che hanno tutte queste caratteristiche. Sono realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione, con potenza non superiore a quella disponibile in prelievo e con una potenza nominale non superiore a 20 kW, per i quali sia contestualmente richiesto l'accesso al regime dello scambio sul posto, realizzati sui tetti degli edifici e con assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo. Sostanzialmente sta normando, o meglio, sono stati normati piccoli impianti che, diciamo,
a servizio delle utenze domestiche o, diciamo, di piccole imprese realizzati sui tetti con regime appunto di scambio sul posto non superiore a 20 kW. Peccato che in realtà questa comunicazione con modulo unico si sovrapponga in alcuni casi anche agli interventi di edilizia libera, per cui ciò che per l'articolo 6 del DPR 380-2001 di fatto non è soggetto a nessuna comunicazione, a nessun adempimento, concretamente poi rientra in questa fattispecie di comunicazione con modulo unico. Vedete, il modello unico è trasmesso dal soggetto richiedente al gestore di rete solo per via informatica. Il gestore di rete, successivamente alla ricezione, provvede a inviare copia del modello unico al comune tramite PEC, a caricare i dati dell'impianto sul portale di Terna, a inviare copia del modello al GSE, eccetera, eccetera. Ma quello che ci interessa più che altro è il fatto che in questo caso il gestore di rete ricevuto alla comunicazione con modello unico lo trasmette al comune e quindi in questo caso la comunicazione al comune non perviene direttamente dall'interessato, ma perviene dal gestore che ha ricevuto il modulo unico dall'interessato. E infine l'ultimo in ordine di tempo. Regime semplificato che è stato introdotto per gli impianti di produzione di energia rinnovabile è la DILA di cui all'articolo 6 bis del decreto legislativo 28 del 2011. DILA che è sicuramente uno strumento per la semplificazione di soprattutto di modifiche di impianti esistenti. Ma in realtà la sua applicazione è stata estesa in alcuni casi anche a nuovi impianti, andando a costituire l'ennesima sovrapposizione a procedure semplificate che erano già preesistenti. Allora, di per sé la DILA si applica a interventi su impianti esistenti o a modifiche di progetti autorizzati o non ancora autorizzati. La differenza dove sta? La differenza sta nel fatto che nel primo caso io ho un impianto che è già stato realizzato, è già in esercizio e lo sto andando a modificare. Nel secondo caso sto introducendo sostanzialmente una variante ad un progetto, quindi ad un impianto che non è ancora in esercizio, che potrebbe essere in corso di realizzazione o addirittura in corso di autorizzazione. Questa è una, come dire, una tipologia abbastanza atipica, nel senso che il legislatore è andato a normare con un regime la modifica di un progetto che non è stato ancora autorizzato. Quindi io ho un procedimento in corso per il rilascio di un'autorizzazione unica sul quale si innesta un ulteriore regime amministrativo prima del rilascio dell'autorizzazione amministrativa stessa. È una cosa un po' complicata poi nel concreto da vedere, però di fatto così è stata normata. Quali sono le condizioni per l'applicabilità di questa DILA? Sono che non ci sia alcun incremento dell'area occupata dagli impianti e dalle opere connesse. A prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento e per specifiche categorie di intervento, quindi modifica impianti esistenti o in corso di realizzazione di autorizzazione senza incremento dell'area, a prescindere dalla potenza elettrica per queste tipologie. Per gli impianti eolici, quindi sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore al 15%, per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra, interventi che a seguito di sostituzione dei moduli e delle altre componenti e modifica del layout comportano una variazione delle volumetrie di servizio non superiore al 15% dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20%. Impianti fotovoltaici con moduli su edifici, sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici ad uso produttivo, nonché per gli edifici a uso residenziale,
interventi che non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati, e per gli impianti idroelettrici senza incremento della portata derivata comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti della volumetria non superiore al 15%. Adesso, al di là dell'entrare nella specifiche tecniche di tutto questo elenco che rimane abbastanza sterile di per sé, diciamo che ci sono dei limiti alle modifiche degli impianti, oltre i quali ovviamente la modifica è da ritenersi sostanziale e quindi soggetta ad autorizzazione unica, al di sotto si applica la DILA. La DILA però è prevista, vedete, anche con le stesse modalità al di fuori delle zone A, quindi al di fuori dei centri storici e ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, anche per i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici ad uso produttivo e di edifici residenziali, e per i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione delle coperture in fabbricati rurali e edifici in cui è operata la rimozione dell'Eternit o dell'amianto. In realtà, qui il legislatore è andato ad estendere il campo di applicazione di questa DILA anche ai nuovi impianti fotovoltaici sugli edifici che erano stati a loro volta oggetto di mille tipologie di semplificazione precedentemente, perché già erano soggetti a PAS o a comunicazione o addirittura edilizia libera o a comunicazione con modulo unico, e qui in realtà il legislatore ci sta dicendo ulteriormente che si può applicare la DILA, ma vale sempre il principio che vi ho detto prima, per cui applichiamo ad ogni singolo progetto il regime più favorevole tra tutti quelli in cui quel progetto potrebbe rientrare. Per cui è vero che è prevista la DILA per i nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture, ad esempio, di edifici residenziali, ma se rientro nell'edilizia libera, sto nell'edilizia libera, cioè applico questo laddove non siano applicabili i regimi più semplificati. La cosa importante della DILA è che non è solo una dichiarazione, quindi sostanzialmente qualcosa di simile ad una SCIA, anche questo sono un po' critico, perché anziché chiamarla DILA, cioè anziché inventarci nuovi regimi, sarebbe, secondo la mia modestissima opinione, di maggiore semplificazione rifarci a dei regimi che già abbiamo, per cui prevedere si applica una SCIA, si applica una comunicazione. Vabbè, qui l'hanno voluta chiamare dichiarazione di inizio lavori asseverata, ma è simile essenzialmente a una CILA o una SCIA, se vogliamo. Con però la precisazione che questi interventi non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche e non sono sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati. Per cui non stiamo solamente normando, come dire, l'aspetto edilizio, prevedendo come in tutti gli altri casi di SCIA o di CILA, fatto salvo il rispetto delle normative settoriali che possono imporre l'acquisizione di ulteriori titoli abilitativi. Qui la semplificazione operata con la DILA è molto forte, perché ci sta dicendo: guarda, che tu presenti quella dichiarazione e basta, non hai altri atti di assenso da acquisire prima o contemporaneamente. Il proprietario dell'immobile presenta al comune in formato cartaceo o in via telematica una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato. Quello che io dico che secondo me non gira del tutto in questa disposizione è che la DILA, la norma prevede che la DILA sia sempre presentata al comune. Ma per quello che abbiamo visto prima, la DILA si applica anche alle modifiche di progetti non ancora autorizzati. Per cui io potrei avere, per assurdo di quello che dichiaro
dice la norma, una procedura di autorizzazione unica in corso di autorizzazione a cui mi viene apportata una modifica con una comunicazione che viene presentata al comune. Evidentemente c'è qualcosa che non torna, perché almeno in quel caso sicuramente deve essere presentata alla provincia, nel vostro caso, che ha il procedimento in corso, anche se io continuo a vedere di difficile applicazione il fatto che possa esserci un titolo abilitativo con una sua efficacia prima ancora del rilascio dell'autorizzazione unica che autorizza la realizzazione dell'impianto. Quindi, di fatto, tutto questo poi si va a innestare nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica vera e propria, ma anche nel caso della modifica di impianti già autorizzati, sembrerebbe prevedere comunque una comunicazione al comune e non all'ente che ha autorizzato la prima realizzazione di quell'impianto. Io, come diciamo, illustrazione, mi fermerei qui perché credo di avervi già un po' fatto una, come dire, una panoramica un po' confusa su quello che è diciamo, un argomento abbastanza sfaccettato. Vediamo di capire, vediamo di qualche domanda. Allora, il DPR 160 del 2010, all'articolo 4 dice: sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche. Allora mi chiedo quali sono le competenze del SUAP. È vero, dal campo di competenza del SUAP sono esclusi gli impianti e le infrastrutture energetiche, anche se alcune regioni hanno poi legiferato prevedendo che almeno gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile rientrassero, che quindi limitando l'esclusione dal campo di applicazione del DPR 160 del 2010 solo agli impianti di produzione di energia di tipo diverso o a volte solo a quelli soggetti ad autorizzazione unica, mentre quelli di PAS e di comunicazione li hanno ricompresi, ma non dappertutto è così. Comunque, da dove non siano di competenza del SUAP, sarebbero comunque di competenza del SUE. Fermo restando che in un'ottica magari futura di unificazione delle competenze del SUAP e del SUE, sono comunque, come dire, nozioni che è utile conoscere. Questa domanda l'ho già letta prima: se le soglie della PAS per il fotovoltaico sono state aumentate da 20 kW sino a 10 MW dal decreto semplificazioni. Sì, sono state ampliate, ma adesso vediamo se mi trovo la possibilità di dirvi esattamente qual è la condizione. Allora, vediamo se ce l'ho qui. Perché a memoria non lo ricordo il decreto semplificazioni. Vabbè, magari lo cerco tra un attimo. È possibile fare una breve disamina dei casi in cui è necessaria l'autorizzazione paesaggistica, dato che sono state introdotte recenti modifiche? Allora, sì, sono state introdotte delle recenti modifiche, ma sostanzialmente dobbiamo fare riferimento al DPR 31 del 2017, laddove mi prevede gli impianti che sono esenti da autorizzazione paesaggistica. Ad esempio, nel punto A6 del DPR 31 del 2017, quindi interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica, mi trovo l'installazione di pannelli solari, termici o fotovoltaici a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni, o anche installazione di pannelli solari termici o fotovoltaici a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda,
ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 28 del 2011, non ricadenti fra quelli di cui all'articolo 136 del 42 del 2004. Quindi stiamo parlando di impianti integrati nelle coperture o posti in aderenza ai tetti degli edifici, purché gli edifici non rientrino tra quelli vincolati ai sensi dell'articolo 136 del 42 del 2004. O ancora, installazione di microgeneratori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 m e diametro non superiore a 1 m, qualora tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere A, B e C. In realtà è difficile fare una disamina, nel senso che la normativa mi dà un elenco degli interventi che sono esenti, quindi io dovrei andare a verificare per ogni progetto se in quel caso è esente da autorizzazione paesaggistica, perché se non rientra nelle esenzioni, evidentemente è soggetto, però è difficile. Fare un quadretto, anche perché parliamo di, come dire, gli elenchi della norma sulle esenzioni sono sempre abbastanza astratti e devono essere poi riportati al caso specifico. Allora, 17 del 2022. Il decreto legge 17 del 2022 contiene misure urgenti per il contenimento di costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo dell'energia rinnovabile e per il rilancio delle politiche industriali, ha introdotto ulteriori semplificazioni, perché nell'articolo 7 bis, che però io adesso in questo momento non sto trovando, voglio vedere. Allora. In realtà non lo sto, che confesso che questo non avevo ancora evidenziato, cioè non avevo ancora verificato il fatto che questa norma prevedesse un'esenzione all'autorizzazione paesaggistica, però non sto trovando l'articolo 7 bis, che mi viene citato in quest'ultimo quesito che mi avete fatto, 17 del 2022. Potrei guardarlo, me lo devo guardare con calma, dai, perché non sto vedendo la norma che prevede l'esenzione generale della paesaggistica. Va bene. Rispondo su per iscritto con questo dopo che me lo controllo. Allora, che cos'è la DILA? Credo di aver risposto a questa domanda. Il permesso di costruire per la realizzazione di una centrale di cogenerazione a biomasse per teleriscaldamento deve essere presentata al SUAP o al SUE, posto che sono esclusi dall'ambito di applicazione del DPR 160 del 2010 gli impianti e le infrastrutture energetiche. E questa è una bella domanda, ma se la centrale di cogenerazione bisogna andare a vedere a che titolo abilitativo è soggetta. Allora, per l'impianto di produzione di energia sono esclusi dall'ambito di competenza del SUAP. Quindi dovrebbe essere SUE, ma dovremmo andare a guardare in base alla potenza qual è il titolo abilitativo a cui è soggetto, per capire che cosa si deve applicare. Ecco. Allora. Vi è contrasto tra l'articolo 6 bis del decreto legislativo 28 del 2011, quindi la DILA, e il decreto legislativo 42 del 2004 in merito alla sottoposizione degli impianti ai procedimenti paesaggistici. L'articolo 6 bis, per quanto riguarda le modifiche,
È una deroga di fatto, perché mi sta dicendo che la DILA, che l'impianto, che quel tipologia di modifiche, quindi che rientrano entro i limiti previsti da quel decreto, o meglio da quell'articolo, sono soggetti a DILA e non necessitano di autorizzazioni presupposte neanche di tipo paesaggistico. Per quanto riguarda invece la realizzazione di nuovi impianti, me lo dice qui. Cioè questa disposizione io la posso applicare la DILA solo al di fuori dei centri storici e con esclusione degli immobili tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio. Quindi per la realizzazione di nuovi impianti io non posso, se come dire, l'immobile è ubicato in area soggetta a vincolo paesaggistico, non posso applicare la DILA per la realizzazione dell'impianto e quindi avvalermi della deroga sulla mancata necessità dell'autorizzazione paesaggistica, perché il fatto che sia soggetto a vincolo esclude in radice la possibilità che io possa applicare la DILA per la realizzazione di un nuovo impianto in quel caso. Non so se ho detto chiaro. Vediamo un'altra domanda. Abbiamo indetto la conferenza di servizi in ambito PAS. Ok, quindi abbiamo una PAS con l'acquisizione di ulteriori titoli abilitativi di enti esterni. Siamo in attesa dello scadere dei 15 giorni per la richiesta degli enti di eventuale integrazione o pareri. Quindi siamo nei primi 15 giorni. Tuttavia, il proponente ha presentato integrazioni spontanee, dicono richieste telefonicamente e direttamente dalla provincia. Secondo lei come dobbiamo procedere? Ma la provincia non si deve esprimere per iscritto e richiedere integrazioni? Vorremmo cortesemente un suo parere. Sì. Allora, normalmente le integrazioni vengono richieste formalmente, ma non è vietato richiedere delle integrazioni informalmente. Non è vietato e non è vietato trasmetterle e trasmettere anche integrazioni spontanee. Io prenderei e girerei tranquillamente le integrazioni all'ente che le ha richieste, fermo restando il fatto che noi questo nella direttiva regionale ce l'abbiamo scritto, ma è un principio che secondo me è desumibile dalla norma, comunque motivando il fatto che se le integrazioni sono di particolare rilevanza, o meglio, se nel corso della conferenza di servizi l'interessato di fatto mi cambia in maniera sostanziale il progetto, io i termini glieli faccio ripartire, perché è come se mi avesse presentato un nuovo progetto. Ovviamente questo deve essere palese, altrimenti io prendo il giro e dopodiché le amministrazioni si esprimeranno. Ma voi capite che nel momento in cui, soprattutto gli ultimi giorni della conferenza, perché questa cosa, sinché succede nei primi 15 giorni, non mi porrei troppi problemi. Ma quando a ridosso della scadenza della conferenza di servizi succede, perché poi di fatto, concretamente parlando, spesso gli enti il progetto se lo vanno a guardare il giorno prima o 2 giorni prima della scadenza, proprio perché entro quella data devono esprimere un parere, adottare una determinazione e quindi devono e lo fanno all'ultimo momento. E spesso mi capita di vedere che chiedono informalmente modifiche per cui l'interessato 2 giorni prima della scadenza della conferenza dei servizi mi stravolge il progetto. In un caso del genere gli faccio ripartire i termini perché di fatto mi ha cambiato le carte in tavola e quindi anche gli altri enti, soprattutto quando sono coinvolti più enti, devono avere il tempo di vedere il progetto modificato. Ecco. Vediamo. Nell'ambito della conferenza di servizi, raccogliendo le richieste sopraggiunte dai vari enti coinvolti negli endoprocedimenti, il SUAP può richiedere integrazioni al proponente una sola volta, sospendendo i termini procedimentali per massimo 30 giorni.
Il proponente può richiedere una ulteriore proroga per la consegna della documentazione integrativa. Qualora le integrazioni presentate, inviate e valutate dai vari enti coinvolti nel procedimento non fossero ancora complete, come si procede? I termini procedimentali possono essere ancora sospesi anche andando oltre i 30 giorni già eventualmente trascorsi. Allora, la norma prevede una sospensione per non più di 30 giorni, lo dice l'articolo 2 della 241. Se l'interessato lo chiede, francamente sono propenso a concedergli un prolungamento di questa sospensione, ma non sine die. Noi dobbiamo tenere presente un faro. Allora, è vero che, come dire, tutto il procedimento è imperniato sull'interesse dell'interessato e l'interesse è ovviamente quello ad ottenere un provvedimento di accoglimento della sua istanza. Questo però non può giustificare sospensioni sine die che di fatto portano i procedimenti a durare un anno e mezzo, qualche volta anche 2 anni. Per cui sì, la 241 prevede massimo 30 giorni. Quello mi può chiedere di metterci, anziché 30, 60 giorni. Sono propenso a concederglielo. La nostra normativa regionale, ad esempio, in questo caso lo norma proprio espressamente. Dopodiché, se le integrazioni non sono ancora complete, basta. La conferenza di servizi va avanti e gli enti si devono esprimere comunque entro il termine sulla base della documentazione che hanno. Cioè io un'altra sospensione non la posso più fare. Posso girare come dire, una nota interlocutoria, nel senso che io ricevo la richiesta di integrazione documentale. La giro all'interessato perché mi faccia l'integrazione. L'interessato integra, l'ente coinvolto nella conferenza di servizi mi segnala che la documentazione integrativa è ancora carente. Allora io questa segnalazione di documentazione integrativa ancora carente la giro all'interessato, ma non sospendo più i termini. Perché a quel punto avrò un termine aggiornato della conferenza di servizi entro il quale le amministrazioni si devono esprimere. Sarà tutto interesse dell'interessato integrare prima di quel termine, perché altrimenti, arrivati a quel termine, l'ente che avrà, come dire, la documentazione incompleta, con ogni probabilità mi esprimerà un parere negativo e quindi il procedimento si chiuderà con un rigetto, ma non lo posso più sospendere. A un certo punto anche la durata certa è come dire un valore che deve essere tutelato. Non mi posso trascinare alle calende greche un procedimento con la scusa che devo dare la possibilità all'interessato di integrare comunque per acquisire un provvedimento favorevole. Non so se vi è chiaro questo concetto, però alla fine, se non dovesse integrare entro il termine di conclusione della conferenza di servizi, quella si concluderà probabilmente con un rigetto, ma di fatto io lo devo chiudere entro quel termine. Vediamo qualche altra domanda, quelle a cui riesco a rispondere, diciamo in diretta, qualche altra me la voglio verificare con più calma. La Regione Piemonte ha individuato aree inidonee alla realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili nel piano energetico regionale. Come si integra questa indicazione con i regimi amministrativi citati? Allora, questa è una domanda sicuramente interessante, anche perché l'individuazione delle aree inidonee per normativa non è un'individuazione di aree nelle quali non è possibile tout court la realizzazione di impianti, ma sono aree nelle quali si presume, sono aree che si presumono inidonee alla realizzazione di quel tipo di impianti. Per cui, fermo restando il regime amministrativo che è quello previsto dalle norme generali e che in maniera, diciamo,
generale abbiamo illustrato oggi e che è individuato dalle diverse soglie di potenza e diverse, come dire, caratteristiche che devono avere gli impianti per ricadere nell'una o nell'altra fattispecie, nel caso di installazione di impianto in un'area che è considerata inidonea, dovrebbe essere lo stesso piano energetico regionale a prevedere che cosa deve essere, come dire, presentato dal proponente per dimostrare che in realtà, anche se quell'area è da presumersi non idonea all'installazione di impianti, la specifica installazione è da ritenersi consentita perché non ha influenza sulle matrici aria, acqua, eccetera. Cioè, è, come dire, in capo al proponente l'onere di dimostrare la compatibilità dell'impianto anche nell'area eventualmente indicata come non idonea sulla base dei criteri che sono indicati dallo stesso piano energetico regionale. Poi io non conosco il piano energetico regionale del Piemonte nel dettaglio, potrebbe anche essere che individui delle aree dove tout court, come dire, in quel tipo di aree certe tipologie di impianti non si possono fare, punto e basta. Però in linea generale prevede dei criteri e anche delle possibilità di dimostrare che in realtà l'impianto è compatibile. Nell'ambito di una procedura PAS pervenuta al SUAP, a suo parere, nell'ambito edilizio deve essere rilasciato un permesso di costruire da parte del SUE coinvolto nella conferenza di servizi? No. Nella SEE PAS il regime amministrativo è la PAS, che è una specie, come è un regime amministrativo peculiare, quindi è un titolo abilitativo che si forma decorsi 30 giorni se non viene rilasciato, cioè se non, come dire, l'amministrazione non interviene più che altro a vietare. Come vi dicevo prima, è qualcosa di simile ad una scia a 30 giorni, per cui di fatto non è necessario rilasciare un titolo espresso. È la dichiarazione che viene presentata con la PAS che costituisce titolo trascorsi 30 giorni, se in quei 30 giorni l'amministrazione non ha vietato la realizzazione dell'intervento. Vediamo se c'è qualcos'altro. Questo me lo voglio verificare con calma. Pannelli fotovoltaici con potenza maggiore di 20 kW su area libera non collegata a edificio sono soggetti ad autorizzazione unica con verifica della conformità al piano regolatore, salvo. Allora, questo in linea di massima sulla normativa direi sì, ma devo andare, bisogna verificare quello che stavo cercando di verificare prima. Adesso proviamo a rifarlo per verificare col decreto semplificazioni è stata sollevata la soglia da 20 kW a 10 MW. Aspettate che mi prendo il riferimento normativo per cercare quali sono le condizioni. Allora, ok. Allora, impianti fotovoltaici. Non lo sto trovando così di... Vabbè. Niente, me lo ricontrollo, dai, perché
Allora, si rientra nei casi in cui è stata ampliata la possibilità di usufruire della PAS, potrebbe anche essere soggetto a PAS, altrimenti è autorizzazione unica. Però a memoria, francamente, non me lo ricordo. Né mi ricordo esattamente qual è l'articolo, quindi forse qui non riesco a trovare. Allora, facciamo così, io mi fermerei qui. Mi approfondisco le domande e rispondo per iscritto nei prossimi giorni. Non sono tantissime, ma preferisco controllarlo in maniera puntuale. Va bene, d'accordo, mi sembra che sia molto giusto e corretto quello che dice Massimo Puggioni. Come al solito facciamo gli approfondimenti per rispondere in modo certo alle domande. Ringrazio tutti e vi diamo appuntamento a martedì prossimo. Buona giornata e arrivederci. Grazie, buona giornata.